Tour News Liguria vi porta dietro le quinte del 72esimo Festival di Sanremo per conoscere i floral designer che realizzano i bouquet donati agli ospiti e ai cantanti in gara durante le serate della kermesse. Sabina Di Mattia, Jessica Tua e Michele Plati sono gli artisti che realizzano le magnifiche composizioni. Il lavoro viene coordinato dal Mercato dei Fiori di Sanremo, fornitore anche del materiale. Ma come nascono i bouquet che vediamo ogni sera durante il Festival della Canzone Italiana? Beh, il bouquet innanzitutto nasce dal fiore. Noi guardiamo il fiore che abbiamo davanti e da lì nasce l'idea, quindi anche dal colore, dalla sua forma, e poi andiamo ad abbinare i complementi, che non sono complementi, sono comunque molto importanti anche loro, che però si sceglie un fiore principale, un fiore primario, e poi gli si abbina il fiore secondario, il verde, le tonalità di colore che si vogliono abbinare al fiore principale. La persona che riceve l'omaggio floreale è il motivo del nostro lavoro. È il momento di gioia, il momento in cui viene ricevuto, è lì che nasce tutta l'idea del fiore, tutta l'idea del nostro lavoro. Ogni anno i fiori di Sanremo si mostrano al mondo in tutto il loro splendore, salendo su uno dei palchi più prestigiosi d'Europa. Un'occasione per far conoscere il meglio della nostra produzione floricola. I fiori che stiamo utilizzando, ad esempio, qui abbiamo la ginestra, i ranuncoli, papaveri, degli anemoni, gli ellebori, questo fiore verde acido, della mimosa, clair de lune, e il verde, che è una nostra produzione molto ricca, che sarebbe in questo caso l'eucaliptus, che ha questa tonalità argentea. Ho scelto questi colori caldi che rappresentano anche la nostra terra, e ovviamente la produzione è un nostro orgoglio perché è tutta produzione della Riviera di Ponente, e produzione che purtroppo in caso di questi fiori, questa tipologia di fiori, c'è solo in questo periodo, perché ad esempio nel nostro caso tanti clienti, anche per altre occasioni, anche d'estate, chiedono il ranuncolo perché ormai è diventato amatissimo da tutti e tutti lo conoscono, e purtroppo non c'è perché la produzione termina a marzo. Michele Plati, residente in provincia di Lecce, si è unito quest'anno a Sabina e Jessica, floral designer veterane del festival. Grazie alla vittoria del concorso Bouquet Festival di Sanremo, sta partecipando a questo magnifico lavoro. L'emozione è indescrivibile, perché comunque vedere uno scatto fotografico con una tua realizzazione di un artista famoso oggi ti riempie veramente di gioia e felicità, non fa altro che essere felice. Questa esperienza sta andando decisamente molto molto bene. Già aver conosciuto Sabina Di Mattia e Jessica Tua e questo staff mi sta aiutando tanto anche a crescere, perché comunque non si smette mai di imparare. E posso dire soltanto tanto tanta felicità e poter rappresentare il Salento qui in Liguria, ma anche lavorare col prodotto Liguria e poterlo valorizzare.